Madame et Monsieur, vous écoutez Fantastique. Fantastico. Fantastico. Avec Flavio. Tu mi dirai, ma perché ridi, no? Giustamente, diciamo, certo. Apri il microfono e ridi, perché? Me lo stavo chiedendo appunto. Ma perché rido? Te lo dico subito, perché non è che ogni pomeriggio, grazie a Silo Green, devo mandare qualcuno a quel paese, no? E ce ne sono tanti da mandare, diciamo la verità, diciamo. Ce ne sarebbero tanti, voglio dire, magari quanti di voi, no, che siete dall'altra parte, magari avete sognato, avete deciso anche in maniera molto forte di mandare a quel paese qualcuno, sicuramente in tanti, magari fatecelo sapere se avete mai utilizzato questo metodo, quello della canzone di Silo Green, al nostro 388 10 16 818, il nostro numero per la messaggeria, oppure se avete mandato qualcuno da quel paese, lo avete fatto in una maniera molto particolare, volete raccontarcelo, perché noi poi faremo un libro, e quindi se ci volete scrivere queste cose fatelo a diretta at radioperpassione.com. Ma ancora buon pomeriggio a tutti voi che siete dall'altra parte, buon pomeriggio da parte della voce di Enzo e della voce di Flavio, come sempre insieme fra le 16 e le 18:30 sulla Radio Per Passione. E io volevo proporti una cosa, no? Che, dimmi. Sai, come sempre io vado a trovare quei giornali particolari che parlano non solo di gossip, ma gossip legati all'Italia e in particolar modo forse anche ai nostri politici. Tu la conosci, la Santanchè? Beh, insomma, è una donna, pezzo di pezzo, tutto il rispetto possibile. Eh sì, infatti, rispetto politico poi, soprattutto per questa grande politica appunto che riveste il sottosegretariato, non mi ricordo a che cosa, ma pensate, lei è stata vista a Cortina d'Ampezzo, sai dov'è, no? Dove c'è la neve, non ci sono mai stato. Su questo giornale c'è una foto, guarda qua, com'è vestita, c'ha in testa, sembra un eschimese, pensate che è stata avvistata il giorno della Befana, e guardate un ragazzino cosa ha detto alla madre: mamma, guarda la Befana. Ecco qua, ecco, questo è stato detto della Santa, che con tutto rispetto parlando, se tutte le Befane fossero come lei, insomma, non sarebbe male. Ci farebbe molto piacere, anzi, quando vedessimo, si può dire, vero? Vedessimo, se noi vedessimo, no, anche con Salone al cinema in questi giorni, quindi lo possiamo dire, quindi se noi vedremmo delle donne di questo genere così, oltre alla Befana ci verrebbe anche sicuramente un bel singhiozzo. Madame et Monsieur, vous écoutez Fantastique. Fantastico. Fantastico. Avec Flavio.